Neapolis, tu sei troppo pessimista, mi disiscrivo al canale. Neapolis, non ti preoccupare, che con Conte scudetto sicuro. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Tasto like e commento per questo video, ci arriviamo a 50 like, forza. Allora, io non vorrei parlare tanto della partita di ieri sera, perché già mi sono espresso sulla partita di ieri sera. Allora, io non avevo letto e non avevo visto naturalmente le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita, perché giustamente una volta finita la partita ero al lavoro, l'ho staccata perché c'avevo da finire di fare l'impasto della pizza e quindi ho detto, ah, tanto se abbiamo passato il turno mi va bene così, non sto a sentire le dichiarazioni di Conte. Conte ieri sera ha messo subito le cose in chiaro, ma subito. E io non mi vorrei immaginare se il Napoli la partita di ieri sera l'avesse persa. Io non mi sarei immaginato cosa sarebbe successo. Se il Napoli non passava con il Modena al turno di Coppa Italia, visto che Conte secondo me ci tiene alla Coppa Italia, io mi immagino cosa sarebbe andato a dire, cosa avrebbe detto Antonio Conte davanti alle telecamere. Perché mezzo sfogo l'ha fatto. Quando io vi dico che la squadra è incompleta, è perché è veramente incompleta. E Conte ieri l'ha ribadito. Quando si ha un allenatore così, con le palle, perché ricordiamolo, questo è un allenatore con le palle, a differenza di altri allenatori che negli anni hanno sempre abbassato la testa con Aurelio De Laurentiis, Conte la testa non l'abbassa. Conte la testa non l'abbassa, le cose te le dice come stanno. E lui dice, noi dobbiamo lavorare molto sul campo, ma anche il club deve lavorare molto. Ora non mi va di andare a sottolineare le cose oggettive. Il club deve lavorare, eh? Ci sono cose che sono troppo oggettive per far finta di niente. Poi, se si vuol far finta di niente, e qui è stato zitto. Poi è andato nella vera e propria conferenza stampa, perché questa è quella che ha detto a Sport Mediaset, e lui dice, mi sono messo a completa disposizione della società, ho avuto grande entusiasmo a venire in una piazza come quella di Napoli, però noi sappiamo anche benissimo che sul mercato ha dei paletti, a livello di costo non puoi andare oltre certe cifre, come ingaggio non puoi andare oltre a certe cifre. A Napoli alcuni non vengono perché non giochi le coppe, e anche qui io lo dissi quando l'anno scorso in moltissimi mi criticarono questa cosa, perché io dissi, ragazzi, il prossimo anno il Napoli non farà le coppe, a meno entrare in Europa League sarebbe qualcosa di clamoroso, qualcosa di buonissimo, da non buttare nel cesso la qualificazione in Europa League. Noi abbiamo buttato pure la qualificazione al CES in Europa League, abbiamo buttato al CES la Conference League, che comunque ti avrebbero potuto dare una marcia in più sul calciomercato del Napoli. Questa marcia in più quest'anno non ce l'hai. Lui lo dice, a Napoli alcuni non vengono perché non giochi le coppe. E questo è vero, io non so a chi si stia riferendo il buon Antonio Conte, in questa cosa che dice non tutti vogliono venire a Napoli per le coppe. Non so a che quale giocatore si stia riferendo in questo momento, visto che un pochino sul mercato ora ci si inizia a muovere, e ragazzi, dopo queste dichiarazioni pesanti, pesantissime di Antonio Conte, io spero che Aurelio De Laurentiis capisca che è arrivato il momento di cacciare le paparelle, perché l'acqua è poca, la papera non galleggia. Aurelio, qui servono i soldi e serve acqua, perché io già lo dissi quando Conte firmò per il Napoli, e io dissi subito, guardate, calmi, perché io già sentivo, ah, il Napoli, se arriva Conte lotta subito per lo scudetto. Conte nel post partita ha detto testuali parole, non le sto dicendo io, chi dice che questa è la stessa squadra dello scudetto di calcio ne capisce poco, perché fra l'anno dello scudetto, ovvero quello corrente e quello dopo, il Napoli ha cambiato 12 giocatori. 12 giocatori. Sono andati gente come Zielinski, Elmas,
Lindstorm non ce lo metto, anche se secondo me è un buonissimo giocatore. Abbiamo venduto Fabian Ruiz tanto tempo fa, prima dello scudetto naturalmente. Quello ti poteva fare il salto di qualità a centrocampo. Hai venduto Kim, hai venduto tanti di quei giocatori, 12 ne hai venduti, 12, che ti avrebbero fatto vincere qualcosa di importante se solo Aurelio non avrebbe fatto la vara a dare 10 milioni a stagione a Osimhen. Si torna sempre lì, perché lui gliel'hanno detto: Antonio, è inutile che ti arrabbi, tanto lo sappiamo tutti com'è la storia. Tu vuoi un attaccante e l'attaccante più forte che c'è in rosa vuole andare via. E già si è parlato di Osimhen via, perché questo non ci vuole rimanere a Napoli. Però io già ribadisco, visto che ieri dopo la partita è stato visto con Gonge in una discoteca a Napoli per festeggiare il passaggio del turno, visto che si sta fottendo quei 10 milioni, quindi è giusto che Osimhen vada anche in discoteca, perché giustamente non si allena e non fa un cazzo. E si parla addirittura che non si voglia nemmeno ridurre lo stipendio, il signor Osimhen. E io ribadisco, questa è stata la grande presunzione di Aurelio De Laurentiis della passata stagione. Comunque Conte dice, io voglio il bene del Napoli, ma anche che si rinforzi la rosa, perché ne abbiamo bisogno. Se accadrà o no, non lo so. Stasera è stato un bagno di umiltà per tutti, soprattutto per i tifosi napoletani, per il tifoso medio napoletano, che si pensava che questo Napoli qui, avendo Conte in panchina, avrebbe vinto, stravinto tutto, Coppa Italia, Scudetto e tutto. No, benvenuti nella realtà dei fatti. La realtà dei fatti è questa, che il Napoli è incompleto, manca un braccetto di destra. Non me ne voglia Mazzocchi, ragazzi, ma è uno che giocava nella Salernitana. Lui ci può mettere tutto il bene che volete, il grande Mazzocchi, perché io lo ammiro per questo. Ci può mettere tutto il bene che gli voglio, tutto il bene, però voglio, Mazzocchi non può giocare da quinto. Il braccetto lo può fare Di Lorenzo, ma se tu non prendi un altro difensore centrale, c'è Rafa Marin. Nathan bocciato, perché Nathan ieri poteva giocare benissimo e mettevi Di Lorenzo braccetto. No, Nathan bocciato. Quindi quando io ho sentito dire non viene Hermoso perché Nathan è stato riconfermato da Conte, tutto è stronzato, sono tutto stronzata. Nessuno vuole venire a Napoli in un ambiente così ostile. Chi ci vuole essere? Chi vorrebbe venire a lavorare a Napoli? Cioè, ragazzi, questa è una società. E io ho detto, arriva Conte, almeno De Laurentiis si dà una calmata. Cazzo, capare che sta peggio di prima, sta ancora più accanito di prima, chissà. E non lo so, queste dichiarazioni sono state un bagno di umiltà per tutti i tifosi napoletani, per tutti i giornalisti napoletani, visto che per loro questo Napoli era Napoli di Conte, e può vincere lo scudetto, giustamente, giocando con Khedira prima punta potremmo vincere lo scudetto, cioè, ragazzi. Continuo a ribadire. Oggi, 11 agosto, la squadra non è completa. E ve l'ha detto Antonio Conte, non l'ha detto Neapolis. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao a tutti.